In questo Juve-Parma, francamente, io mi aspettavo, dopo la prestazione contro l'Inter, una titolarità indiscussa, oltre che una conferma, di un giocatore che evidentemente aveva fatto bene con l'Inter da subentrante, e allora mi sono guadagnato la maglia da titolare. Ed invece, a sorpresa, ancora una volta, una panchina per Yıldız, che, entrando alla panchina, non ha avuto quel tipo di effetto sperato, ossia, non soltanto non è entrato segnando, ma per di più il suo sostituto, ossia Weah, ha fatto il secondo gol consecutivo. Quindi da Yıldız ha fatto due gol, finalmente esploso, a ma sai che forse Weah in quella fascia fa un po' meglio. Soprattutto Yıldız i gol che ha fatto li ha fatti quasi da seconda punta, mi verrebbe da dire, non da esterno pure, cioè non partiva da lontanissimo. E allora, questo Yıldız, che è entrato nuovamente al posto di Weah, ma partendo molto largo, ha continuato a fare, secondo me, molta fatica. Comincia a essere un problema, va spostato sempre più vicino alla porta e soprattutto proprio la posizione di Yıldız può portare a un cambio di modulo, a una rivoluzione tattica, perché evidentemente così facendo sì, con Cesar da quel lato funziona benissimo, ma Yıldız abbiamo la percezione che sia molto più da sottopunta, trequartista, seconda punta, cioè deve stare più vicino alla porta perché ha molto più rispetto a Conceição il tiro immediato, la giocata e magari l'1-2 con Vlahovic può anche aiutare lo stesso Vlahovic. Ecco, cosa pensi di Yıldız, del fatto che sia entrato a gara in corso, magari un errore di Thiago Motta e soprattutto la situazione Yıldız, quindi l'evidente problema che c'è lì con Weah che invece sulla fascia sta, secondo me, giocando benino, forse anche meglio di Yıldız, può portare a un clamoroso cambio tattico, sia magari vedere una seconda punta ogni tanto, quindi non proprio il trequartista, ma proprio una seconda punta al fianco di Vlahovic. Può succedere qualcosa del genere? Guarda, togli il secondo me di pure secondo noi, perché sono totalmente d'accordo con te. Weah sulla fascia a sinistra, non a destra, perché ricordiamo lui era partito come esterno destro con Thiago Motta, ma come esterno sinistro sta facendo discretamente bene, anzi sta facendo bene e sta anche trovando il gol, perché comunque bisogna anche contare poi i dati Continuità. importanti. Esattamente, quindi Weah molto bene sulla sinistra, devo dire. Sì, Yıldız oggi è un problema, ma non per il giocatore, perché per me Yıldız, se cresce bene con la giusta mentalità, lo dico tranquillamente, non ho paura di espormi, può diventare uno dei prossimi migliori giocatori al mondo. Non ho dubbi su questo. Il problema di Yıldız è proprio come viene schierato in campo. Yıldız non deve più stare in fascia, perché come diceva Maldini, avevo forse già fatto questo esempio, per me era più facile giocare da terzino, perché la zona interna del campo la marcavo io, la zona esterna la mancava la linea di rimessa laterale. Yıldız, che con il primo controllo ti salta sempre l'avversario, se può andare solo a sinistra, giocando a destra, se può andare solo a sinistra col primo controllo, l'avversario gli si piazza addosso, gli chiude quella possibilità, Yıldız deve per forza tornare indietro, perché non può andare via a destra, c'è la linea di Non rimessa più laterale. prevedibile, diciamo. Esattamente. Yıldız è questo il suo problema, ma non è un problema suo purtroppo, è un problema dell'allenatore. Thiago Motta lo deve mettere come seconda punta, non come trequartista. Io sono d'accordo con te su questo, perché Yıldız poi per caratteristiche tende a ripiegare, tende ad allargarsi, perché avendo la fantasia dalla sua parte può fare un tipo di gioco anche se l'allenatore non glielo chiede, ma lui ha bisogno di giocatori intorno a cui possa allargare il gioco, appoggiarsi. E ha bisogno di una prima punta alle spalle col quale possa triangolare, dialogare, andare in porta. Yıldız purtroppo in fascia non può fare questo tipo di gioco. Come abbiamo detto, è sistematicamente marcato da una parte o raddoppiato dall'altra e quindi non può esprimersi al meglio. Mentre se giocasse per vie interne come seconda punta, intanto darebbe un appoggio a Vlahovic che non ha mai, perché Vlahovic è sempre isolato lì davanti e quindi quando gli arriva la palla deve per forza inventarsi il passaggio, l'apertura da una parte o dall'altra dal campo e non avendo purtroppo quella qualità, al 90% delle volte sbaglia il passaggio. Invece, avendo Yıldız vicino, potrebbe dialogare con più facilità. E soprattutto, trarne giovamento da questa situazione potrebbe essere lo stesso Yıldız, perché appoggiandoti alla prima punta, che è sempre marcata da due difensori centrali, se due giocatori ne marcano uno, vuol dire che Yıldız è più libero di agire. Quindi in fascia non verrebbe più raddoppiato, ma giocando in mezzo avrebbe magari sì un uomo da saltare, ma uno solo, non due o tre. Pecchia, cosa ha fatto l'allenatore del Parma? Sulla sinistra ha messo sempre due giocatori fissi su Conceição, talvolta con la marcatura triplicata o del difensore centrale di parte o dell'esterno di parte. Conceição annullato. Thiago Motta nel secondo tempo ha messo Yıldız, ma Yıldız era sempre raddoppiato dai due difensori, il terzino e il centrale, e a volte si abbassava anche Bernabé, il mediano di parte, a triplicare anche in quel caso la marcatura. E Yıldız è finito, non aveva possibilità. Con l'Inter, invece, come hai detto te, come abbiamo visto tutti, giocando più vicino alla punta, da seconda punta.
era più libero, aveva più spazi, poteva gestire meglio il pallone con più libertà. E Ilitz in quelle condizioni sa essere devastante. E quindi, per risponderti, Peppe, sì, Ilitz deve giocare in mezzo da seconda punta, non da trequartista. Deve stare vicino all'attaccante, perché l'attaccante gli porta via gli uomini e lui è più libero di agire e fare quello che vuole con la palla tra i piedi. Anche perché Ilitz ha il tiro, l'abbiamo visto più volte. Limitarlo in fascia, obbligandolo quasi sempre o al cross da lontano o al tiro a giro sul secondo palo, ragazzi. È vero che tutti l'abbiamo paragonato a Del Piero per il gol che ha fatto col PSV, ma non è Del Piero. Magari non lo sarà mai, magari lo diventerà, ma non possiamo pretendere questo da lui a 19 anni. E quindi un Ilitz sprecato in fascia, per me, è il più grande errore, dopo Danilo in queste ultime giornate, ma è il più grande errore della gestione tattica di Thiago Motta. Sì, sono in parte d'accordo, anche perché poi l'anno scorso Ilitz è vero che partiva... anche dalla fascia, però è come se fosse anche un po' più libero, cioè forse in questo Allegri l'aveva forse inquadrato un po' meglio, cioè era un po' più libero di spaziare all'interno del campo e gli dava meno prevedibilità, secondo me, con tutto che Thiago Motta è un allenatore più innovativo di Allegri, più offensivo, però in questo forse Allegri ci aveva visto giusto con lui e con Chiesa, cioè li vedeva come giocatori un po' anarchici che magari legandoli a un semplice ruolo legato a un settore solo del campo li limitavano. In questo lui l'anno scorso forse era un po' più libero sia di testa che a livello proprio di compiti e anche di posizione, era decisamente più libero, posto che anche l'anno scorso ha avuto un periodo in cui non segnava, però evidentemente il problema è quello. Però ti dico anche un'altra cosa e ti pongo una domanda: questo discorso è vero, però va a coincidere con che cosa? Col fatto che Guea ora gioca tanto con continuità in quella posizione e sta segnando, col fatto che rientra Kupanes, col fatto che tra poco rientrerà Nico e col fatto che con Sesau è diventato quasi un insostituibile. E quindi come li collochi tutti questi all'interno di questo contesto tattico? Cioè ora comincia a essere complicato inquadrare la posizione, soprattutto dare per scontato che questo Ilitz sia un titolare, e a questo punto mi viene anche il sospetto che possa rischiare qualche panchina in più rispetto a inizio anno. Guarda, premesso che intanto questo, parlando in ottica Thiago Motta intendo, non dovrebbe essere un problema, ma un vantaggio, una cosa positiva, perché se hai più giocatori per diverse rotazioni significa che hai una rosa ampia e quindi per l'allenatore potrebbe anche essere un vantaggio. Parlando invece per i giocatori, purtroppo ti devo dare ragione. Ilitz come trequartista o seconda punta con questo sistema di gioco non lo vedremo mai, perché ora che torna con Meners, Teun per Thiago Motta è un imprescindibile, quindi ci sarà sempre lui in mezzo. Ilitz quindi può essere spostato ancora in fascia, ma se in fascia c'è questo Weah che continua a segnare, che comunque offre prestazioni interessanti di livello sia in fase offensiva, appunto facendo gol o assist, o ripiegando in fase difensiva e quindi dare man forte anche quando c'è bisogno di aiuto all'indietro, allora per Ilitz diventa anche più difficile giocare in fascia. Ergo, io sono convinto che con questo sistema di gioco, quindi 4-2-3-1, come detto tra Ilitz avrà sempre meno spazio, perché in mezzo sarà chiuso da Kobmeiners, non perché Kobmeiners è più forte, attenzione, ma perché l'allenatore Thiago Motta vede Kobmeiners in quella posizione solo lui come titolare, quindi al netto di qualche gara dove potremo fare turnover, ma sarà Teun il fulcro dell'attacco in mezzo, e in fascia perché se UEA continua ad offrire prestazioni di livello, tu devi far giocare chi merita e chi ti dà garanzie, non chi ti può piacere di più o di meno. Quindi è giusto giochi ad oggi UEA da quella parte. Ecco perché però, e lo dico sinceramente, io vorrei un cambio di modulo. Vorrei un cambio di modulo perché per me un gioiello come Ilitz deve essere sempre sfruttato. E un 4-3-2-1, vero, perdiamo gli esterni, però lì davanti puoi giocare contemporaneamente con Vlahovic prima punta, Ilitz con Meiners insieme, vicini all'attaccante, o all'occorrenza uno si avvicina e l'altro aiuta a centrocampo a fare gioco, ma Ilitz può giocare nella sua zona centrale di campo, dove può rendere al meglio, o banalmente, il più classico dei moduli, 4-4-2, con Meiners in mezzo a centrocampo insieme a Thuram, Locatelli, poi le rotazioni le deciderà Thiago Motta. Sugli esterni mantieni comunque da una parte con Seisao e dall'altra UEA, quindi continui ad avere due esterni che possono salire, proporsi in avanti e ripiegare in fase difensiva, e Ilitz vicino a Vlahovic, dove può svariare, dove non è obbligato avendo tanta copertura alle spalle, 8 giocatori di movimento, può tranquillamente stare in avanti e dedicarsi solo agli ultimi 30 metri di campo, dove può essere decisivo, sa essere decisivo, e stare vicino alla prima punta. Forse ad oggi il 4-4-2 sarebbe il modulo ideale per questa Juve, visto che a centrocampo, e l'abbiamo già visto ieri col Parma, Locatelli da solo non è in grado di costruire il gioco, e quindi averlo in mezzo al campo ti rallenta la manovra, è una perdita proprio a livello di tempi di gioco per la squadra. E l'altro centrocampista, se metti uno di fisicità, Thuram come ieri, sì, a livello fisico tiene botta, ma non è uno che costruisce, e solo Locatelli da solo non ce la fa. Se metti uno di dinamismo, di qualità come Fagioli,
però l'hai visto, Fagioli ieri è entrato in campo e non puoi pretendere che incida con pochi minuti di partita. Quindi continuare in questo modo, con questo 4-2-3-1, con i giocatori ad oggi a disposizione intendo, è deleterio per i giocatori singoli e per il collettivo. Non funziona, purtroppo non funziona.